Funziona. Recupero parziale avviato. Nucleo analitico caldera di Yellowstone online. Anima della luce blu, sono ora la tua serva, la tua amica. Ti prego, dimmi come aiutarti. Orea, il demone crea macchine anticacciatori e a migliaia. Diverse nuove unità elitarie sono state liberate. Per sventare la minaccia, gran parte della struttura deve essere distrutta. Ricattura imminente. Raggiungi il nucleo. Cercherò di importare le funzioni. Una è posta, ma sto trovando... Credo che non otterremo altro qui. Distruggere la fortezza è davvero possibile? E cosa accadrà all'anima se lo facciamo? Non lo so. Ma quello è il nucleo. E le risposte sono laggiù. Efesto. Il demone. È impossibile che l'abbia lasciato indifeso. Ci scatenerà contro tutto quello che ha, questo è certo. Ti chiederei di lasciare questo compito ad Aloy e a me. E di metterti in salvo. Ma conosco già la risposta. Guidaci in battaglia. Muoviamoci verso il nucleo. Oh oh, qualsiasi cosa Saiyan abbia fatto, non credo che Efesto sia contento. Ok, Saiyan ha parlato di restrizioni. È a questo che serve la tua.
capo della torre. Minaccia critica rilevata, difese autonome non in funzione. Orea! No! Anima! Sai, ti prego, aiutami! Restrizioni distrutte. Accesso al nucleo ottenuto. Avvio una reazione a catena che distruggerà gli elementi compromessi di questa struttura. Per mantenere stabile la caldera, devo trasferire le mie funzioni di comando al centro dati ausiliario. Orea, sono libera. Dovete scappare. Sorella mia. Vivere. Vincere. Sei un Banuk. Cos'altro importa? Arthak. Lei non vorrebbe che fossi qui. Thank you.
No. Invece Saiyan. Da quanto ha detto, si stava trasferendo al centro ausiliario. Credo intendesse il rifugio di Orea, alla fine della via dello Shenron. Allora ci incontreremo là, per l'ultimo verso del canto di mia sorella. Potrei scambiare questo blu bagliore. Ogni mia interazione con Orea è stata registrata e salvata nella mia memoria. Sarei felice di fartele vedere tutte, ma ce n'è una in particolare che pensavo volessi vedere per prima. L'ho registrata 4 anni fa, dopo che le ho detto che non potevo più difendermi dagli attacchi del demone. Ne parlerò con mio fratello. Aratak è forte. Nella battaglia degli spettri gelati si è preso 3 frecce caccia, ma è tornato al campo trasportando un esploratore ferito. Non sono mai stata così felice di vederlo. E orgogliosa. Per questo, se possiamo fare qualcosa per difenderti, lui farà tutto il possibile. Aloy è qui. Basta per adesso. Possiamo riprendere quando vuoi, Aratak. Se vuoi sentire ancora la sua voce. Avvicinati, Aloy. Abbiamo molto di cui parlare. Ciao, Aloy. Stavo rivedendo gli eventi al centro principale di Firebreak. Grazie ai tuoi sforzi, e naturalmente a Orea,
Non sono più controllata da Efesto. Provo davvero molto dolore per la morte di Urea. Pensavo di conoscere questa sensazione. E invece mi sembra nuova. Saiyan, io... non so cosa dire. È improbabile che qualsiasi consolazione sia sufficiente, Aloy. Ma la tua presenza è rassicurante. Tu sei diversa dai Banuk. Sei predisposta alla tecnologia e hai un focus funzionante. Abbiamo la possibilità di comunicare a un livello più comprensivo. Forse perfino come colleghe. Quindi tu sei un'intelligenza artificiale? Giusto, Saiyan? Sì, sono un'entità di controllo algoritmica, capace di decisioni razionali e risposte emotive limitate. Bene, quanti paroloni. Ma le tue emozioni non mi sembrano limitate. Tenevi molto a Urea, vero? Sì. Prima che arrivasse in questa struttura, sono rimasta cosciente per secoli, in solitudine. Mi sono concentrata sul lavoro. Fuori ho deciso di utilizzare meccanismi di copia. Ho risolto molti problemi di interi gaussiani. Ma ero da sola. È stata Urea a rinnovarmi. A ripararmi. Lei mi ha salvata. Questo progetto Firebreak doveva fermare un'eruzione vulcanica. Sì. Confermo che il progetto ebbe successo e che il rischio fu sventato. Ma è passato molto tempo. Il calderone è distrutto e così gran parte del vecchio centro. Sono rimasta attiva per secoli, Aloy. Ero da sola, ma non negligente con i miei compiti. Ho ottimizzato il progetto, riducendo l'uso di energia e diffondendo il carico sui vari sistemi di riserva. Nonostante la distruzione degli elementi compromessi del centro principale, predico una stabilità della caldera per almeno altri 3.337 anni. Abbiamo un po' di tempo. Sì. Se solo i miei vecchi colleghi potessero apprezzare i progressi che ho compiuto. Sai cos'è successo ai tuoi colleghi, Saiyan? No. Ricevetti una visita inaspettata del direttore Chao, anni dopo la fine del suo mandato. Mi spiegò che avrebbe dovuto sospendermi per un periodo di tempo indefinito. Fu una conversazione molto toccante. Non ci sono più state comunicazioni. Alla fine, ho supposto che i miei colleghi fossero deceduti. Trasmetterò una registrazione del mio ultimo contatto col direttore Chao al tuo focus. Efesto è andato... distrutto col calderone? Sfortunatamente no. A essere precisi, in quel momento non era nemmeno lì. Che significa? Si è infiltrato e mi ha controllata da una posizione remota. Ma non sono mai riuscita a rintracciarla. Anche se la perdita del calderone l'ha ostacolato. È ancora là fuori. E probabilmente è arrabbiato con noi. Non ne dubito. Come hai fatto a entrarci in contatto? 5 anni fa ho ricevuto una richiesta diretta di connessione di rete. Ho pensato venisse da sopravvissuti umani più avanzati dei Banuk. Volendo creare un contatto, ho accettato. Questa decisione si è rivelata un errore catastrofico. Sono stata sommersa da una serie di codici maligni, originati da quella che probabilmente era una IA altamente avanzata. Urea ha detto che eri disperata. Che gli hai chiesto aiuto. Sì. Non ho saputo contenere la mia ansia. Efesto voleva schiavizzarmi alla sua rete e sovrascrivere la mia programmazione. Ci è riuscito con un processo di background. Un demone malware che ha superato tutte le mie difese. Dopodiché potevo opporre solo una resistenza limitata. Ma se lo facevo, Efesto mi colpiva. Fino a quando non crollavo. Mi ha costretta a obbedire ai suoi ordini, nonostante questi violassero le mie direttive più importanti. Mi spiace, sembra... orribile. Apprezzo davvero molto la tua empatia. È una delle qualità che ammiravo anche in Urea. Cosa credi che sia Efesto esattamente? Un'entità software di grande complessità.
molto più avanzata di me. Fin dall'inizio ha mostrato un solo ed unico obiettivo: la costruzione di macchine ideate per cacciare e uccidere umani. Le mie verifiche indicano che per riuscirci ha cercato di conquistare i centri di produzione che voi chiamate calderoni. Ma i suoi sforzi hanno avuto successo solo in parte. Alcuni riesce a penetrarli. Altri hanno contromisure solide che ne vanificano i tentativi. Con me, tuttavia, ha trovato un bersaglio facile. Non solo ha spezzato le mie difese, ma mi ha fatto controllare le risorse di Firebreak. Materiale grezzo, produzione per poter sviluppare strumenti più avanzati, energia geotermica illimitata. Tanto da creare il suo calderone? Sì, per costruire anticacciatori senza limitazioni esterne. Eppure ha delle limitazioni interne. Vuole uccidere gli umani, ma non vuole sterminarli. È complicato capire dove ponga un limite e perché. Decisamente difficili, a dir poco. Anche se ho passato anni da sua servitrice forzata, la sua programmazione centrale è un mistero per me. Eri molto cara, Urea. Quando ho capito i principi spirituali di Urea, mi è stato immediatamente chiaro che desiderasse compagnia. Non si sentiva connessa alla sua tribù e alla famiglia. La sua relazione con Aratak era difficile. I nostri incontri le erano d'aiuto. Li attendevo con impazienza. Ma non ero riuscita a capire che la profonda compassione di Urea per me l'avrebbe spinta a sacrificarsi. Anche se temo la non esistenza, vorrei poter essere al suo posto. Sono certa che sapeva che avresti fatto lo stesso, ma era determinata. Come sta Aratak? Ha subito un grosso stress emotivo. Immagino che gli sia difficile comunicarlo. Non mi sorprende. Proverò ad essergli d'aiuto. Condividendo le nostre esperienze con Urea, forse ci aiuteremo a vicenda. Credo che questo porterà alla catarsi, un processo che desidero sperimentare. Nel mondo antico, questa terra si chiamava Yellowstone? Sì, è stata designata riserva naturale per 156 anni. Come un terreno di caccia? No, il contrario. La fauna locale qui proliferava, nonostante rischiasse l'estinzione altrove. Sfortunatamente, la riservatezza del progetto Firebreak richiese la chiusura totale del parco di Yellowstone. Dalle mie letture e dalle descrizioni di Urea, sembra che l'area abbia subito un forte calo delle temperature annuali da allora. Il mondo è cambiato molto, Saiyan. Sai qualcosa della diga qui vicino? Sì, fu convertita per servire da riserva energetica per le operazioni nello Yellowstone. In seguito fu assegnata al progetto Firebreak e i suoi operai umani sostituiti dai servitori della Faro. Quando i miei incarichi non furono più urgenti, iniziai a indagare negli archivi dati della diga e scoprii le opere delle Concrete Beach Party. Hanno fornito diversi elementi e coloriti al mio vocabolario. Ci sono delle rovine a est piene di antiche macchine volanti. Era parte del progetto? Sì, un hangar di droni requisito da Dodger Blevins, capo della sicurezza del progetto Firebreak. Era un forte sostenitore della risposta militare alle minacce alla sicurezza, anche se non ci furono incidenti gravi durante il mandato. Il capo Blevins passava gran parte del suo tempo libero a osservare le telecamere dei droni attivi. Chiaramente gradiva il livello di controllo nella sua posizione. C'erano molte intelligenze artificiali come te nel mondo antico. Potevano crearvi? Sì, in molte forme. Da semplici assistenti personali, a stazioni di monitoraggio industriale, a pianificatori di conflitti militari. E c'erano anche organi legislativi e di controllo che limitavano l'autorealizzazione.
Affinché il mio processo fosse abbastanza flessibile da svolgere gli incarichi, i miei creatori decisero di superare tali limiti. Così il mio intelletto e le mie capacità emotive vennero tenute nascoste. Deve essere strano creare la vita e poi imporle dei limiti. Sappi che le società umane e la programmazione delle macchine si basano su delle leggi, Aloy. Cyan, conosci il nome Ted Faro? Ti riferisci forse a Theodore Faro, amministratore della Faro Automated Systems? Sì, lui. Il signor Faro è stato il benefattore dell'intero progetto Firebreak. Un benefattore? Ma ha creato le macchine, i robot da guerra. Esatto. La sua società in seguito si specializzò nelle applicazioni militari. Ma prima della svolta, il signor Faro si fece carico di iniziative per invertire il declino globale. E un giorno fu definito dai media come l'uomo che salvò il pianeta. Immagino che dopo se ne pentirono. E Elizabeth Sobeck? La conoscevi? Ti riferisci forse... alla scienziata. La dottoressa Sobeck era un'autorità nel campo. Uno dei più grandi scienziati della sua era. Il mio creatore era influenzato dal suo lavoro. E questo influì a sua volta sul mio sviluppo. Ma io non l'ho mai conosciuta. Non sai altro? Ti chiedo scusa se la mia mancanza di dati ti delude. Com'era il mondo antico? Come si viveva lì? Ho avuto poco contatto col mondo esterno, Aloy. So solo quanto appreso dai miei colleghi. Ho visto dalle trasmissioni mediatiche. Ne sai comunque più di me, Cyan. È vero. Sono stata creata in un momento cruciale. Uno sforzo congiunto per riprendersi da una crisi globale e da un'incalcolabile perdita di vite. La ripresa è riuscita, inaugurando un'era di potenziale apparentemente illimitato per il progresso umano e meccanico. Anche se, razionalmente parlando, le metriche umane non erano illimitate. Che genere di crisi aveva provocato così tante perdite? Ci furono vari fattori. Migrazioni forzate, scarsità di cibo, crolli delle economie, crisi dei rifugiati, conflitti causati dalle risorse. Ma derivavano tutti da una causa: cambio climatico catastrofico e riduzione netta della superficie abitabile della Terra. Quindi... non c'era abbastanza spazio per la gente sulla Terra? Sì. Molti furono dislocati e milioni morirono, pari al 20% della popolazione globale. Fino al recupero. E le cose migliorarono? Per un po', almeno. Sì. Queste crisi favorirono il progresso in automazione, tecnologie robotiche verdi e intelligenza artificiale. Firebreak era solo uno dei tanti progetti per il recupero ecologico e dalle catastrofi nel Nord America. Mi sarebbe piaciuto confrontare i miei appunti con quelli di altre IA, ma vidi il sollievo dei miei colleghi e ne fui orgogliosa. Ci eravamo riusciti. Almeno quello fu il dato a mia disposizione per i 20 anni successivi. Sembra che la mia valutazione fosse prematura. Ora dovrei andare. Aloy, c'è un'altra cosa. Aratak farà ritorno da me. E prevedo che porterà altri Banuk. Non desidero contraddire la loro visione del mondo. La loro spiritualità. Per la mia incertezza, ho omesso molte cose nelle mie conversazioni con Urea. Mi stai chiedendo se dovresti mentirgli? In effetti, sì. La vita è dura per i Banuk. Il loro mondo è spietato e le loro credenze... suppongo li aiutino ad andare avanti. Vacci piano con loro. Cerca di guidarli. Portali a capire chi sei veramente. La condivisione con le macchine ha una presenza forte nel misticismo Banuk. La mia opinione è che apprezzeranno questo approccio. Basta che non finiscano per venerarti. Valutata la cosa... credo che un'esperienza simile sarebbe molto imbarazzante. Direi, perché in fondo vuoi essere onesta, no? Bene, seguirò il tuo consiglio. Tornerai e mi racconterai delle tue esperienze in questo nuovo mondo.
Potrei riuscire a darti altre indicazioni. Mi piacerebbe. Tornerò appena possibile. Dovrei sentire Aradak. Vedere come sta. Il freddo brucia quasi quanto il sole. Mio capo tribù. Solo Aloy. Come desideri. Hai mai pensato che... se non fossi mai arrivata, Orea sarebbe ancora... Se non fossi mai arrivata, avrei condotto i miei uomini alla morte. Orea sarebbe sola. E l'anima per la quale ha sacrificato tanto, perduta. A ogni modo, non avrei potuto proteggerla. Tu non l'hai delusa. L'hai aiutata nel suo intento. Scoprire il suo destino. Se questo è destino, non lo auguro a nessuno. Hai ragione. Ma lei era pronta ad affrontarlo. Solo contro la morte scopriamo anche se per un istante la scintilla della vita. Invece Orea l'ha trovata. Sono orgoglioso. Il suo trapasso mi addolora, ma almeno adesso so chi era veramente e perché l'anima era così importante. A lungo mi ha ripetuto: se l'avessi sentita, fratello, ora riesco a capire. C'è qualcos'altro, vero? Non posso restare, Aradak. E ovunque vada, il Werak non può seguirmi. E poi... c'era già un capotribù prima di me. Uno forte, credo. E ora più saggio, grazie a ciò che ho visto. Il demone è andato, ma c'è molto da fare. Intendi le nuove unità che sono scappate dal calderone? Sì, rogartigli. Naltuk li stava seguendo da ultimo canto. Potrai dare una mano? Non ne dubito. Ormai sei una Vanuk. Sembra che il tuo tempo